vent'anni. È stata una bella partita, un bel gioco. Mi sono piaciute entrambe le squadre, perché squadre di giovani che si confrontavano. È un bel basket, diciamo che alla fine vince l'uno, vince l'altro, non ha importanza. A questi livelli è importante insegnare alle ragazze che partecipano a una competizione di under quella competitività che poi servirà anche nella vita. Mi è piaciuta molto questa partita, poi ci sta chi vince, chi perde, non è importante. C'era qualche dubbio riguardante la qualificazione alla fase successiva. Sembra che la Calabria non sia stata designata per questa successiva. Allo stato, da quello che ci risulta, la Calabria non è inserita tra le regioni per la fase, diciamo, di concentramento interzona. E veramente questo, ho parlato col presidente della federazione regionale e mi ha assicurato un intervento da parte della FIP regionale per far presente che una regione come la Calabria, dove ci sono il movimento femminile è un movimento importante nel basket a livello nazionale, basta pensare alla squadra di A2 che esiste a Rende, l'Olimpia che milita in B-eccellenza e le altre squadre che fanno il campionato di B regionale e non solo, anche le giovanili che esistono sul territorio. Penalizzare la Calabria significa escludere e diminuire quello che è il movimento. Se si parla di ampliare e amplificare questo movimento femminile, noi questo stiamo facendo anche con convegni, con incontri, con tornei che faremo. Se saremo penalizzati in questo senso, io chiederò formalmente ai parlamentari della Calabria di fare un'interrogazione al Ministro dello Sport, in modo tale che sia l'ora di finirla con questo meccanismo di penalizzare sempre di più la Calabria e il Sud. È un impegno che prendo e lo porterò a tutti i livelli, questo mio impegno. Trasferiamoci alla B eccellenza, arriva una pausa, salutare per questa squadra, così avrete la possibilità di ricaricare le batterie e recuperare qualche giocatrice infortunata, dico sì, bene? In effetti siamo stati veramente sfortunati. Partita che abbiamo giocato contro il Battipaglia, io ho sempre creduto in questa squadra, ritengo che questa sia una squadra forte, molto forte, non il... La posizione in classifica non testimonia la capacità tecnica che può esprimere questa squadra, perché è una squadra prevalentemente fatta da ragazze, lo ricordiamo, del 93, del 92, del 94, e a parte qualche innesto del 91 e due ragazze che sono, diciamo, hanno 25-32 anni, rispetto a squadre che hanno delle giocatrici con una grande esperienza, che hanno militato in A1 e anche in A2. Per esempio il Battipaglia è una squadra strutturata per fare il salto di categoria, quindi perdere i due punti contro il Battipaglia per noi è come aver vinto la partita ed essere in testa al campionato. Il progetto Olimpia continua tentando di andare in A2 l'anno prossimo, dico bene? L'A2 è un obiettivo. Ora, o lo si raggiunge, diciamo, cercando di costruire un percorso con le giovani. Noi stiamo investendo molto, tra l'altro ho fatto venire la Sulmona, una ragazza che ha giocato nell'Under stasera, ha dato un grande contributo a questa squadra e si è inserita subito nell'ambiente, si chiama Maria Laura, il cognome Malinowski, insomma, è una bravissima ragazza, ma anche le altre lo sono, sta a significare che se queste ragazze vengono qui e accettano di venire nell'Olimpia, è una grande soddisfazione per tutto il staff, non solo tecnico, ma anche per la dirigenza. Significa costruire un futuro, perché oggi il futuro lo costruisci con le giovani, non con le senior. Fra l'altro questo ti comporta anche un abbattimento dei costi rispetto alle senior, ti danno, diciamo, un costo maggiore rispetto a quello di una giunta. E poi creare un modello Olimpia a livello del sud, questo noi vogliamo creare, al femminile. E posso dire, da alcune telefonate che ho ricevuto sia da procuratori sia da allenatori di altissimo livello, viene guardata l'Olimpia
con interesse, con molto interesse. In ogni caso, se verremo esclusi dalla competizione nazionale dell'Under 19, noi faremo un torneo a livello internazionale e escluderemo tutte le squadre italiane del centro-nord, questo è poco e sicuro, e giocheremo con le squadre del Mediterraneo o dell'Europa occidentale, per essere molto chiari. Quindi a noi non ci interessa, se verremo esclusi dall'Italia, benissimo, noi non riconosciamo la Federazione Italiana Pallacanestro in questo meccanismo. E noi fonderemo la nostra Lega del Mediterraneo e faremo i tornei con le squadre del Mediterraneo. Non ci interessa più giocare con le altre, partecipare a campionati che non ci vedono, che non rispettano la nostra regione sul piano sportivo e quello che questa regione sta facendo per la pallacanestro femminile. Questa è una presa d'atto che deve prendere la federazione e la Lega anche femminile. Non è possibile penalizzare una regione solo perché non ci sono altre squadre. Bisogna trovare un meccanismo come c'era ai miei tempi quando ho giocato, con interzona, scontri diretti di andata e di ritorno, per consentire a queste ragazze di poter giocare anche la propria anno, perché non tutte possono giocare in media eccellenza, molte hanno bisogno di maturare e maturano nell'under. Quindi se l'under è una partita che si fa in casa con squadre della stessa regione, non c'è crescita tecnica, non c'è stimolo per queste ragazze. Quindi veramente ritengo che la federazione su questo darà la giusta attenzione e quindi darà la risposta che noi stiamo cercando. Chiarissimo, a presto. Grazie.